Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo video. Siamo a domenica 30 giugno, oggi c'è la fiera di San Pietro e Paolo, quindi io ovviamente sono già pronta per uscire e andare a vedere se trovo qualcosa di interessante. Lunedì, è ora di pranzo, io a breve pranzerò. Qua mi sono già organizzata per un video che registrerò dopo pranzo. Volevo registrarlo prima, ma mi sa che mangio, tanto ho già tutto pronto e poi mi metto subito a registrare. Non so se lo vedrete prima di questo vlog o meno. Dipende tutto da un paio di cosine, se riesco a organizzarmi, perché io questa settimana mi devo organizzare. Oggi, come dicevo, è lunedì, ma oggi io lavoro. Oggi ho fatto un piccolo cambio di festa, perché probabilmente qualcheduno di voi, specialmente se mi seguite su Instagram, già l'avrete scoperto. Io questo fine settimana vado a trovare Fede. Infatti, qui c'è già la mia valigia nuova pronta, cioè pronta, messa qui, nuova, 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 nuova. Questa qua l'ho presa all'Ipersop, dato che avevo necessità di cambiare le mie. Ho preso questa, poi prenderò la più piccolina che è della linea in collaborazione con Fiat 500, l'ho presa rosa. Ovviamente devo ancora farlo, ho messo solo dentro gli organizer, questi li avevo presi da Lidl, poi comunque la sistemeremo insieme, anche perché ovviamente vorrei cercare di chiudere questo vlog prima e caricarlo prima della mia partenza. Starò da Fede alla fine quasi 4 giorni pieni, perché poi staremo insieme un bel po' di tempo, quindi niente, qua poi ho iniziato a sistemare intanto le prime cose, perché ovviamente vado ad incastro con il tempo libero, il canale e il lavoro. Quindi questo è il motivo per il quale mi sto un po' piano piano portando avanti con le cose che devo fare. Infatti stamattina ho iniziato a farmi una sorta di to-do list. Ho iniziato a farmi una sorta di cosa mi devo portare. Ora mi stanno venendo in mente due o tre cose, perché io spero che il tempo comunque sia sufficientemente decente da non dovermi portare delle cose tipo scarpe chiuse, calzini. Rieccomi, scusate, poi mi è suonato il telefono, ho pranzato, mi sono persa. Nel frattempo si sono fatte le 2:10, io mi sono fatta, come diritto, un caffè. Post pranzo, ho finito adesso di registrarvi un video e adesso mi godo un po' di relax. Infatti mi apposterò messa qua e vado un po' avanti con il libro che sto leggendo adesso. Aspettate che abbasso un po' il cavalletto, così almeno, ok, mi vedete senza che io sia praticamente fuori dall'inquadratura. Ho iniziato ieri sera, la famiglia è ancora qui, sono arrivata a pagina 70. Inutile dirvi che mi sta prendendo abbastanza, infatti sono molto curiosa, motivo per il quale tra il dormo un'oretta, cosa che non escludo comunque, vorrei leggere un pochettino, almeno qualche pagina. Quindi questo, ieri avete visto che sono andata in fiera. E a differenza di tanti anni fa, che quando andavo alla fiera di San Pietro e Paolo io vi giravo degli haul, vi facevo vedere un sacco di cose, purtroppo arriva la conferma da parte mia che negli ultimi 3 annetti/4 è calata decisamente la... Non voglio parlare di qualità, però... Cioè, per paradosso sembra più di andare al mercato, con ciò nel senso che non ci sono tanti banchi che arrivano da fuori, che magari hanno delle cose che è difficile trovare o che magari sono particolari o altro, quindi sono magari tante cose già viste e che posso semplicemente andare al mercato lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, cioè il resto della settimana. Magari quando non c'è quell'afflusso di gente come durante quelle fiere lì,
E infatti, cosa hai comprato? Un vestito fondamentalmente, cioè in realtà due, però aspettate, c'è una premessa da fare. Un vestito, ve lo farò vedere sicuramente perché tanto credo di portarmelo dietro per andare da Fede perché sto cercando già mentalmente di farmi un'idea di valigia. Aspettate, bevo il caffè perché sennò si raffredda. Dicevo, sto cercando mentalmente di farmi un'idea di valigia, un po' per non utilizzare in questi giorni le cose e poi dire oh cavolo, cavolo, devo lavare, devo fare tutti in corsa. No, quindi questo vorrei evitarlo. E seconda cosa, perché preferirei portarmi un cambio in più che uno in meno, perché comunque non è inverno, che quindi vabbè, ti porti un maglione in più in caso in cui uno si dovesse macchiare, il punto che se fa caldo non sto dalla mattina alla sera che se sudo con lo stesso vestito, la stessa maglia o altro, quindi sto cercando di ragionare nell'ottica in cui mi sporco, usciamo, sudo, cambio, decido di vestirmi in un altro modo, quindi mi sto tenendo più cambi possibili, anche la valigia avete visto è anche abbastanza capiente, quindi sicuramente lo vedrete perché me lo voglio portare, ecco, vi stavo dicendo questo. E seconda cosa che ho preso è un vestitino di quelli leggeri che uso io, non in cotone, nel senso di quelli che uso io, che avevo acquistato tanti anni fa, fatto semplice lungo nero. E io in realtà quello l'ho comprato perché lo avevo già tanti anni fa, però poi appunto mi si era rovinato, quindi poi l'avevo buttato. Perché mi capita, e non so se succede anche a voi, che quando sono nei giorni di preciclo oppure ho il ciclo, odio decidere cosa mettermi e il più delle volte so che se ho un vestito nero, io mi metto il vestito nero e non lo avevo più e quindi ho deciso di prenderlo per quel motivo lì. Quindi alla fine ho preso queste due cose e sono andata a pagarmi la borsetta, quella a tracolla che vi avevo detto color cuoio. Basta, non ho comprato nient'altro. In zona fiera però c'era Libraccio e dato che appunto è iniziato il mese di luglio, sono andata a prendere il libro del Sereninas Book Club del mese di luglio, ovunque tu sia, Harlan Coben. Quindi questo qua sono molto 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 curiosa di leggerlo. Pensavo fosse più lungo, in realtà no, siamo sulle neanche 400 pagine. Non solo perché mancava un libro nella TBR, 10 secondi, Robert Gold. Li ho presi tutti e due, poi con la tesserina di Libraccio ho accumulato i punti, quindi avevo 5 euro se non ricordo male da scalare mi sembra e quindi li ho scalati, ho pagato un pochino meno e mi sono presa questi due libri qua anche perché adesso arriverà poi il periodo da Libraccio dove ci sarà un delirio legato ai libri per il nuovo anno scolastico eccetera, quindi non noto, vabbè lo prendo così almeno mi porta avanti e ovviamente cioè ovviamente non è una cosa ovvia, devo pensare a un libro però piccolino. Ora vediamo un attimo il più piccolino tra quelli da leggere durante questo mese da portarmi su, ma non perché io intenda chiudermi in camera a leggere, premetto, ma perché io ho un piccolo problema. Al mattino, talvolta, io alle 5 apro gli occhi e non ho più sonno, però un conto se sono a casa mia e magari mi alzo, passo lo Swiffer. Mi metto a leggere, ritiro la roba stesa, cioè, capito? In quell'ottica lì. Se sono fuori e sono le 5 del mattino, non è che posso girare in casa da altri come se fosse a casa mia. Quindi ho detto, almeno se mi sveglio che non ho più sonno, mi apro il libro e leggo. E quindi vorrei portarmi un libricino piccolino dietro. Quindi niente, anche questa cosa qua vorrei mettere in valigia. Detto questo, sono 7 minuti, un altro po' che parlo, da messa qui. Si sono fatte le 2:30 sicuro, 2:20, mi metto a leggere una mezz'oretta, se riesco a farmi anche una mezz'oretta di sonno meglio, e dopodiché inizia la giornata lavorativa. Allora, dato che sono pronta, vi faccio vedere il vestito, vabbè dietro c'è sempre tutta la plastica che ho preso in fiera. È questo chemisier. Marrone molto molto carino, in realtà ha proprio la sua cintura fatta come il vestito, ma mi piaceva metterci
infradito, quelle che uso sempre, e niente, molto molto carino. Mi sono messa questo stamattina perché in realtà c'è il sole, siamo martedì mattina, io vado a rifare il semi permanente ai piedi, devo fare anche un po' di commissioni in centro, quindi volevo stare fresca e ho optato per lui. Tra l'altro poi stasera andrà a lavare perché voglio portarmelo per andare da Fede, che ho visto un po' le temperature le ho viste un pochettino elevate, quindi questo qua ho pensato, essendo in cotone, molto fresco e anche comunque abbastanza sbracciato, qua i bottoni si possono aprire, diciamo, un pochino di più, ho pensato di portarmelo via, però appunto oggi avevo necessità di stare fresca, comoda, per potermi muovere e girare senza patire il caldo. Buongiorno, siamo a mercoledì mattina, non è giovedì, perché se non fosse giovedì probabilmente impazzirei. Siamo a mercoledì mattina, io a breve vado a lavoro, sono un po' piena da queste giornate non stop. Io stamattina ne ho approfittato per praticamente, non vi dico ultimare la valigia, però per mettere già all'interno tutto i vestiti e i cambi che mi porterò, come già vi ho detto, ho preferito portarmi qualcosina in più che qualcosina in meno, perché appunto ho visto che farà caldo, però poi la sera magari si sta un po' meglio un cambio in più che uno in meno, se mi sporco o altro almeno sono a posto. Mi manca solo da finire di ultimare il beauty, quello relativo al make up ce l'ho in bagno, perché poi ovviamente ci metterò le cose che mi servono. In realtà porto poche cose, anche per quanto riguarda la skincare. Ho preso le due mini taglie di Gofu della doppia detersione, mi sono portata anche la Skin Mill, la crema. Questa qua più che altro l'ho portata anche se io ultimamente la crema viso, ad esempio la sera, non la utilizzo perché la sento pesante, quindi questo ci dovevo mettere il siero che sto utilizzando in questo periodo, ma appunto lo sto utilizzando in questi giorni, quindi non lo vedrete. Da Sephora ieri ho preso questo, che sono le goccine, quelle con la protezione solare 50, sono gocce magiche protettive, le ho prese perché appunto la crema con il fattore di protezione solare che ho la sto finendo, quindi preferisco portarmi direttamente queste. Non le ho mai provate, vi farò sapere. Ho già messo dentro il contorno occhi che mi porto dietro, che è questo, tanto adesso finisco di utilizzare qualcosa che ho aperto, e poi in realtà la luce liquida, questa che sta finendo, nel caso cui appunto avessi tanto sebo in eccesso. Qui dentro mi sono messa la mia crema, quella per le gambe, della Cryogel, quella che mi fa l'effetto freddo, deodorante. Ho portato due campioncini, questi qua di Eterea, di gel detergente viso purificante da usare al mattino, in modo tale che Tress Away e Super Soap li uso solo per struccarmi. Lacca per i capelli, mini dentifricio, questo qua di Curasept che mi aveva dato l'igienista, rasoio nuovo. E poi li ho portati più che altro in via preventiva, perché mettiamo caso che magari ci mettiamo un po' in giardino a parlare, anche se all'ombra io sono bianca, i solari, questi di Eterea, mi sono portata sia quello corpo, purtroppo sono grandi, però questi ho, quindi corpo, viso e questo aree delicate che magari appunto me l'ha dato tipo in zona baffetti, quindi almeno, dato che se decidessimo di metterci in giardino, preferisco averli che magari comprarne altri. E poi niente, vabbè, ho spazzola, cerchietto, cose per i capelli. E quindi in realtà mi manca poi da finire di ultimare il beauty per il make up, ma anche lì sono le poche cose che sto utilizzando tutti i giorni, quindi ecco, nulla, nulla di che. Mi porterò poi sia piastra che ferro, perché li farò mossi, perché ormai credo che mosso sia la cosa migliore, soltanto che la parte dietro col ferro non riesco a prenderli. E poi per il resto direi che sono tutto sommato, mi sono portata avanti. Ho voluto farlo oggi perché poi in realtà stasera devo dedicarmi assolutamente all'editing del video che uscirà venerdì, del video questo, perché così lo edito, lo carico
e ve lo programmo, insomma, solito per domenica mattina, e miro a pubblicarvelo, cioè scusatemi, a finirlo oggi. Magari sarà un vlog un pochettino più corto, però perdonatemi. Domattina devo assolutamente lavarmi i capelli perché li avrei dovuti lavare stamattina, ma alla fine insomma, ho preferito finire di stirare e fare due o tre cose. Devo dare sicuramente una passata stasera a casa, giusto da lasciarmela già pulita, anche perché poi appunto domani sera mirerei andare a dormire presto perché ho il treno alle 7 meno 10 e quindi infatti con Fede abbiamo deciso, io tu scusami, tanto tu sei in ferie, parto presto in modo tale che facciamo tutta la giornata piena anche di venerdì, tanto ormai mi alzo abbastanza presto. E vi stavo dicendo che domani, se riesco, volevo andare a fare un minimo di spesa, ma non tanto per il frigo, ma per avere qualcosa in freezer, perché praticamente non ho più nulla. Il pranzo di oggi probabilmente mi arrangio giù mangiando qualcosa giù nei locali vicini. La cena di stasera probabilmente sarà il salmone con l'avocado perché devo farli andare, anche perché il salmone in realtà scade il 9, lì siamo ancora a giugno. Aspettate che cambio il calendario. Dicevo, il salmone che ho mi scade praticamente il giorno dopo che arrivo, quindi preferisco ecco, mangiarlo e non farlo andare a male. E devo appuntarmi un po' di cose sul calendario, ora che ci penso, un po' di appuntamenti che ho e nulla, mi bevo il caffè e poi posso salutarvi su IG al volo. Sono quasi le 11, 22:55. Qua la situazione è abbastanza messa bene, nel senso che devo mettere due cose ancora in valigia. Vabbè, siamo mercoledì sera, sto finendo, vedete qua ci sono le altre cosine, il mio libro, come mi sta piacendo, non vedo l'ora di mettermici a breve. E niente, io sono qua che in realtà stavo lavorando all'editing, solo che mi sono accorta che ci sono dei pezzi che io ho registrato con il telefonino che ogni tanto si abbassa l'audio. Infatti sto registrando questa clip con il telefono per fare una prova per vedere se è stato un caso o se sta succedendo qualcosa. Qua mi sono già tirata sulle sedie, domani vorrei dare una bella lavata al pavimento, in generale in tutta casa, quindi cucina, anche all'ingresso. Ora qua c'è questo telo quello sul divano che tanto ha dato una bella rinfrescata anche a lui, il resto è steso fuori nello stendinetto, quello nuovo che ho preso. Domani assolutamente voglio dare una pulita anche al bagno, ho già preparato la lavatrice dove lì dentro poi ci metterò le lenzuola perché domani mattina mi cambio già a letto. E mi manca poi anche da finire di sistemare qua due o tre cose. Vorrei, se riesco domani mattina, dipende tutto dall'ora in cui mi alzo, registrarvi un video per la settimana, penso prossima. Ora mi dedicherò 2 minuti, dato che ieri sono andata a fare i piedi e anche stasera mi sono passata la raspetta, per darmi intanto alle cuticole delle mani l'olietto. Mi darò poi questa crema rigenera talloni della Prep che avevo preso al Caddis, e se riesco andrò avanti con il libro. Di questo, se vi è piaciuta la struttura narrativa del primo, sappiate che è più o meno strutturato come l'altro. Spero di riuscire a finirlo prima di partire, nel caso eventualmente mi porterò dietro lui. Io chiudo qua il vlog, spero di esservi stata e comunque di compagnia. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!